L'hanno definito un disegno maldestro, ma è stata resa giustizia, Death? Parzialmente, perché quello che siamo riusciti a far modificare è un primo passaggio che naturalmente non esaurisce la necessità di approfondire questo tema, che avrà una valenza importantissima sul futuro della città per quanto riguarda il problema della gestione del progetto case, come noi ormai andiamo dicendo fin dal 2009, e comunque sulle tasche degli aquilani che abitano il progetto case, ma anche sulle tasche degli aquilani di tutta la città, perché se non ben organizzata la gestione rischierà di gravare notevolmente sulle tasche degli aquilani per i prossimi decenni. Quindi dobbiamo... Rischia di arricchirsi in questo momento. Ma io spero che nessuno si arricchisca, perché qui ci perdono tutti sostanzialmente ad oggi. Bisognerà adesso vigilare con grande attenzione sulle procedure che porteranno alla costituzione di questa struttura pubblico-privato che dovrà governare il progetto case. Certo, dobbiamo anche capire bene, e abbiamo fatto molto bene a far inserire una nota nella quale diamo mandato all'advisor che è stato individuato dall'amministrazione comunale di rivedere assolutamente le cifre che sono state inserite all'interno di quel tipo di valutazione e di tabella che ci è stata proposta, che noi non condividiamo assolutamente. 2 milioni di gestione di attività all'esterno. Non si rischia di fare un po' il dilettante allo sbaraglio in questo senso, anche per quanto riguarda un piano economico, per il fatto di già sapere dove andare a cozzare? Beh, che siano dilettanti allo sbaraglio mi pare ormai confermato anche dall'ultimo episodio che riguarda il bilancio del comune, nel quale sono stati dimenticati alcuni punti fondamentali come la gestione della Tares, e quindi la necessità di dover rivedere totalmente il bilancio. Che questa sia un'amministrazione che purtroppo, devo dire, fino ad oggi ha tradito completamente le promesse preelettorali, è evidente, sotto gli occhi di tutti erano fatti che noi avevamo anticipato da tempi in tempi assolutamente non sospetti: il problema del progetto case e della sua gestione, il problema delle case di legno e che non sappiamo adesso quale soluzione intendono proporre, il problema delle aree bianche, ahimè purtroppo, che sta arrivando sempre di più sulle tasche degli aquilani, perché ogni provvedimento di commissariamento del TAR comporta il pagamento di migliaia di euro del commissario. Tutto questo perché il comune è inadempiente, quindi credo che oggi gli aquilani debbano un attimo aprire gli occhi e svegliarsi per capire che questa amministrazione francamente sta dando dei segnali assolutamente negativi che nei prossimi mesi, non nei prossimi anni, nei prossimi mesi graveranno notevolmente sulle tasche di tutti i cittadini. Dunque, per quanto riguarda i canoni, come minoranza abbiamo ottenuto veramente un grande risultato, perché è passato un principio che secondo me insomma, veramente verrà incontro alla popolazione aquilana, vale a dire che i proprietari delle abitazioni che oggi sono nel progetto Casa nei MAP non pagheranno affitto, ma solamente un canone di condominio, mentre coloro che erano alla data del 6 aprile in affitto pagheranno un fitto più un condominio. Questa distinzione secondo me è giusta, perché la proprietà privata non può essere considerata un reato. C'è gente che è nel progetto Casa nei MAP non perché ci voglia stare, ma perché ancora non siamo stati in grado di riaggiustargli la loro casa, e quindi il comune non può vessarli. Questa è la battaglia che abbiamo fatto e l'abbiamo vinta.